Un risultato importante, la pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È indubbiamente un traguardo importante perché è il primo bando che contiene tutte quelle che sono le modifiche normative che ha apportato la Regione con la nuova legge regionale, quindi introducendo degli elementi diversi e credo molto significativi rispetto a quella che era la situazione precedente. È un bando a cui potranno partecipare sia i nuovi richiedenti, sia chi è già nella graduatoria laddove abbia delle condizioni da un punto di vista dei punteggi più favorevoli e la scadenza della domanda è il 21 marzo, quindi c'è anche un arco di tempo molto cospicuo per fare domanda. Le principali novità che vengono chiaramente dalla modifica della legge regionale riguardano alcuni criteri nuovi che a nostro avviso sono anche un segnale molto importante per rendere questo strumento sempre più equo da un punto di vista sociale. Innanzitutto c'è il criterio della residenza da almeno 5 anni all'interno del territorio toscano. Vi è ovviamente il divieto a possedere altri immobili nel territorio italiano e non solo nel territorio italiano e c'è anche un divieto al possesso di beni mobili, uno su tutti, penso le auto, le automobili, insomma le autoveicoli, di valore superiore ai 25.000 euro. Sono, come dire, delle novità che alla fine venivano anche dai territori e che sono stati recepiti dalla Regione, quindi il nuovo bando avrà queste novità importanti, tra l'altro rispetto agli immobili eventualmente posseduti in altri paesi esteri, anche con la Guardia di Finanza stiamo facendo un lavoro per capire gli spazi rispetto a degli accordi bilaterali in cui poter avere accesso alle banche dati anche degli stati esteri, questo per un maggiore controllo. Controllo che è un tema rilevante che va di pari passo a quello di garantire la possibilità a tante persone di partecipare a questo bando, controlli che il Comune di Borgo sta portando avanti già da tempo, che stanno dando anche ottimi risultati sia sulle persone che erano morose, quindi in arretrato con i pagamenti dei canoni degli alloggi ERP, ma anche dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per continuare a stare nelle case popolari. Alcuni alloggi in questo periodo ci sono stati addirittura riconsegnati. Questo perché credo che nel momento in cui comunque questa amministrazione continua a puntare sulla capacità di dare un'esigenza come quella della casa a più persone possibili, è altrettanto fondamentale un controllo a tappeto sulle situazioni in modo davvero che chi è beneficiario di una struttura come una casa di edilizia residenziale pubblica abbia davvero titolo per esserci. Quindi il bando serve davvero da una parte a rendere più giusta e più equo la modalità di assegnazione e a questo chiaramente si affiancano una serie di controlli che saranno anche nelle nuove assegnazioni sempre più precise e sempre più puntuali. Rispetto alla scuola dell'infanzia di Lugo, con cui abbiamo avuto anche degli incontri molto partecipati con i cittadini, diciamo che la notizia buona è che grazie al rinnovato impegno dell'amministrazione comunale, la scuola dell'infanzia attuale, che è comunque in una struttura della parrocchia ed è gestita dalle suore di Santa Marta ed ospita al proprio interno una sezione statale, continuerà questa modalità di gestione anche sicuramente per il prossimo anno, ma probabilmente e quasi certamente per i prossimi 2 anni. Noi avevamo fatto un ragionamento a livello di frazione perché abbiamo avuto anche delle segnalazioni sul fatto che le suore di Santa Marta, anche per ragioni anagrafiche, probabilmente non potranno proseguire l'attività di insegnamento per molto. Quindi io credo che la politica abbia la responsabilità, soprattutto nell'ottica di una valorizzazione dei plessi scolastici di frazione, di investire le risorse pubbliche in un progetto che rafforzi i presidi di frazione. A Lugo, come sapete, abbiamo una scuola elementare molto funzionale e molto funzionante non solo per la frazione, oltre a questa la struttura di cui parlavo prima che ospita anche una sezione statale della scuola dell'infanzia. Chiaramente poi in prospettiva noi stiamo ragionando anche rispetto a un progetto di ampliamento degli spazi attuali della scuola elementare che potrebbero ospitare anche la scuola materna. Quello che è evidente è che in un momento dove da parte della direzione didattica c'è una grande difficoltà a garantire una presenza di personale nei tanti plessi che abbiamo all'interno
all'interno del territorio comunale, è il comune che fa uno sforzo economico per proseguire questo tipo di attività e questo tipo di organizzazione. Quindi vogliamo rassicurare gli abitanti di Lugo che questa esperienza della scuola dell'infanzia prosegue sicuramente per il prossimo anno, ma che l'amministrazione sta già pensando a come poter rafforzare la scuola di frazione in prospettiva. L'altra notizia invece riguarda una richiesta che avevamo fatto sia come amministrazione comunale sia come mondo dei genitori, perché questa richiesta era stata supportata anche da circa 600 firme raccolte dai genitori per il cambiamento dell'orario della scuola secondaria di primo grado, la scuola media tanto per essere concreti, da 6 giorni a 5 giorni. Il Consiglio d'Istituto, devo dire purtroppo, non ha ritenuto opportuno di fare questa scelta in piena autonomia, che evidentemente noi è una decisione che rispettiamo, ma credo si sia persa una grande opportunità, perché con il passaggio all'orario a 5 giorni avremmo potuto da una parte come amministrazione risparmiare su alcune spese davvero improduttive come quelle delle utenze, dall'altro avremmo potuto riorganizzare la rete di trasporti che avrebbe dato sicuramente un servizio migliore sia ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado sia ai ragazzi della primaria. Così non è stato, però quello che è positivo rispetto a questa esperienza è comunque un bel percorso partecipativo che abbiamo fatto con i docenti, con i dirigenti scolastici e con i genitori. Indubbiamente ci ripromettiamo di rifare la stessa richiesta anche per l'anno prossimo, perché riteniamo che comunque la scuola nella sua totale autonomia debba essere consapevoli di essere parte di una comunità e quindi debba anche saper leggerne i bisogni che magari cambiano nel tempo. Dunque per il prossimo anno anche i ragazzi della scuola media faranno un orario su 6 giorni, quindi andranno a scuola anche il sabato, ma c'è già, come dire, si sta già avviando un nuovo percorso per poter ridiscutere dell'orario scolastico il prossimo anno. Dopo il regolamento approvato dal Consiglio Comunale si parte con la fase attuativa, quindi mettiamo a disposizione il bando. Si tratta di 25.000 euro messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo alle attività commerciali e artigianali del centro storico urbanistico. Si tratta di una misura che ovviamente è costata anche del sacrificio ai nostri conti, perché comunque c'è stato un investimento importante, 25.000 euro sono una cifra importante. Si tratta di una misura che va innanzitutto nell'interesse di tutta la cittadinanza, perché si va a investire su una parte che ha anche nel nostro paese, la nostra cittadina, che ha anche un risvolto economico e turistico per tutto il nostro territorio. Si tratta di un investimento che viene fatto per il rifacimento delle vetrine, per rifare le loro facciate, per rifare le loro insegne. Tutto questo quindi va anche, come dicevo prima, ad portare un beneficio agli esercenti e artigiani stessi, va anche a portare un beneficio a quello che è il decoro urbano del nostro centro storico urbanistico. È stata presentata la carta dei servizi del Comune di Borgo San Lorenzo, fa parte del nuovo regolamento dei nidi del Comune, un regolamento che è stato acquisito e recepito adesso dal Comune, che è in linea con il regolamento regionale e che apporta delle novità importanti, tra cui un coordinamento zonale per quanto riguarda l'aspetto anche pedagogico, quindi è un passaggio ulteriore di qualità per i nostri nidi. La carta dei servizi è una sorta di contratto, tra virgolette, con il cittadino, è uno strumento che viene dato ai cittadini, ai genitori, per poter valutare il nostro servizio. Sono molto orgogliosa di questo prodotto, di quello che siamo riusciti a realizzare, perché ha visto un grosso impegno da parte degli uffici, era un punto strategico, un impegno strategico per il nostro servizio e ha visto anche la collaborazione di tutti i vari pressi. All'interno si può trovare quelle che sono il regolamento del nido, cioè quindi come si svolge una giornata, quali sono le prospettive educative, il rapporto con i genitori, il momento dell'accoglienza quando arrivano i bambini, insomma tutte quelle che sono i piccoli passaggi che si svolgono all'interno dei nostri nidi e che permette al genitore in questo modo di valutare la qualità, di valutare quello che realmente viene fatto e se c'è qualcosa che non gli torna di poterlo segnalare.
È un progetto che interessa il comune di Borgo San Lorenzo e anche il comune di Bagnarripoli. Praticamente vengono richiamate direttamente dal centro dell'ospedale di medicina trasfusionale tutte le ragazze tra i 18 e i 20 anni residenti nel comune di Borgo San Lorenzo, le quali ragazze vengono invitate direttamente in ospedale, al centro. Durante questo incontro si fa una sensibilizzazione per la donazione di sangue e nello stesso momento si associa alla donazione del sangue, quindi alla sensibilizzazione verso questo dono così importante, anche uno screening per valutare se è presente anemia o meno. Quindi è uno screening che serve per andare a valutare la carenza di ferro. È un progetto che ha visto impegnato il comune da più di un anno, è un progetto che è destinato anche ad allargarsi. Sappiamo ad esempio che la carenza di ferro è correlata anche a malattie importanti come la celiachia, per cui diciamo al momento la finalità è doppia, quindi sensibilizzazione per la donazione di sangue e screening per le carenze di ferro. Più che operato della Giunta, io parlerei del non operato della Giunta, soprattutto per quanto riguarda il problema della centrale a biomasse di Petrona, un problema che sta investendo tutto il nostro territorio, sul quale la Giunta di Borgo San Lorenzo non sta prendendo posizione. È ormai un anno che si sa di questa vicenda, ci sono state iniziative, ci sono stati studi da parte dell'ASL che dicono che le emissioni sono nocive, anche potenzialmente cancerogene, e non capisco perché la Giunta di Borgo San Lorenzo continua a mistificare la situazione senza mai prendere una posizione in merito. Può essere favorevole come quella di Scarperia o magari no, come siamo noi che facciamo parte del comitato, ma sarebbe bello avere una presa di posizione, proprio perché i fumi non si fermano al confine del comune ma passano da tutte le parti. Sarebbe sicuramente molto utile se la Giunta di Borgo San Lorenzo volesse fare degli incontri con la cittadinanza per spiegare la situazione, per spiegare quali sono i potenziali rischi, quali sono le potenziali, diciamo, investimenti che può portare sul territorio. Sembra che non ce ne siano, perché alla fine il piano di approvvigionamento non sta in piedi, quindi non si parla neanche di posti di lavoro. 4 posti di lavoro per la centrale a biomassa su un territorio come il nostro non sono niente. Quindi ecco, sarebbe bello se facessero sentire la loro voce in merito. Grazie.